Sono lieto di accogliervi nel mio palazzo, un luogo per me di riposo, di gioia, all'interno del quale, così con la mia famiglia, trascorro dei momenti di grande gioia e serenità, soprattutto per accogliere gli amici che in questo palazzo voglio che sentano il senso dell'armonia, della bellezza della natura, e quindi su questo riflettere poi sul corso della vita, pur tenendo conto che comunque la vita è comunque caduca e allora bisogna prendere gli accorgimenti opportuni e trascorrere momenti di riposo, soprattutto per i miei gravosi impegni che ho nella città di Milano. Questo però mi ha condotto da Milano, che io ho realizzato il mio palazzo Arese, attualmente con il trascorrendo di 3 secoli è l'attuale palazzo Litta in Corso Magenta, quindi questo scambio di secoli mi è comunque obbligato per farvi intuire alcune cose. Quando io costruisco questo palazzo, ecco, la mia intenzione era, al di là di ampliare un luogo di residenza, ma soprattutto attraverso il palazzo e le modalità con cui l'ho voluto costruire, esprimere quello che è risultato in primi di tutti i miei studi. Io studio al Collegio dei Gesuiti a Brera, ovviamente ho fatto gli studi di giurisprudenza, come tutti tra l'altro gli Arese della mia, tutti i primogeniti degli Arese compivano questo corso di studi per poi per continuare la carriera di tipo amministrativo o di gestore. Quella in cui siete è la sala appunto dei ritratti, e quindi vedete alcuni ritratti, il mio stesso ritratto, il ritratto di mio padre, di mio nonno. Come notate, anche lo stesso abito che io porto è proprio l'abito del giureconsulto. Ecco, ho già sentito un po', no? Siamo nel Linfeo, evidentemente vi ricorda qualcosa. Quindi il Linfeo è attaccato al palazzo, ecco, non è un luogo di divertimento, quello che davano come lì, come all'Ainate, ma che era proprio un luogo di riflessione dove il conte veniva con pochi amici intimi a parlare di filosofia, questioni di lavoro, questioni religiose che anche se erano molto a cuore. E in questa sala incontriamo un personaggio molto importante che frequentava il palazzo di Cesano, un amico di Carlo IV, il conte di Bartolomeo III Arese. Mi sono ritirato per riflettere su alcuni temi che mi stanno a cuore. D'altronde, proprio questo era il luogo preferito del nonno del nostro elettore Carlo Bartolomeo, quando d'estate voleva studiare o conversare con gli amici di argomenti colti. Io devo molto al conte Carlo, fu lui, insieme a suo fratello Giberto, a volermi dottore all'Ambrosiana, quando ero ancora giovanissimo. E sebbene ora sia al servizio di Rinaldo d'Este a Modena, la nostra amicizia è ancora salda del mio appartarmi in questo luogo, su cui ho a lungo dibattuto con i più svariati esponenti della Repubblica Letteraria d'Italia. Un tema è appunto la cultura, argomento centrale nel pensiero anche del costruttore di questo palazzo, Bartolomeo. Io, come lui, penso che essere colti sia la premessa indispensabile per sviluppare spirito critico, per creato e saggio, a favore di se stessi e degli altri. E ciò che vale a livello personale, anche il continuo rinnovamento e aggiornamento della stessa, è premessa indispensabile per un effettivo progresso civile ed economico. In ogni contesto, in ogni tempo, quel paese che trascura, ignora o disprezza la cultura come inutile è destinato al regresso e a... Thank you.
alberti fini del Settecento, il secondo è uno di Chopin che molti conosceranno. Vengo da Milano, ma non mi fermerò qui a Cesano a lungo. Forse sarebbe bene che faccia partire tutta la mia famiglia più presto per il Lago Maggiore, in modo da metterla al sicuro. Purtroppo sono andate male le cose per Milano e per la Lombardia.
e dire che io non ero anti-austriaco. In un primo momento ero favorevole a un regno lombardo-veneto governato da un arciduca austriaco. Non amavo l'idea di essere annesso al Piemonte. Poi ho cominciato a parlarne con i miei figli, Guido, Emanuele ed Emilio, soprattutto con Guido. E loro mi hanno fatto capire che forse la mia posizione non era delle più favorevoli per la nostra terra lombarda. Poi Emilio si è arruolato nell'esercito piemontese. Di lì a poco Emanuele ha disertato da quello austriaco ed è raggiunto il fratello a Torino. Guido ha poi lasciato l'incarico che aveva nell'amministrazione civile. A questo punto le autorità austriache di Milano hanno cominciato a minacciarmi. Io peraltro avevo già iniziato a protestare, soprattutto per quanto riguarda gli abusi e le ingiustizie compiuti dai soldati austriaci verso la popolazione civile. Durante le 5 giornate di marzo ho partecipato al governo provvisorio, ho messo a disposizione il mio palazzo di città per depositarvi le munizioni e rinchiudervi i nemici catturati. Cari amici, eccomi nella boscareccia grande, dove la natura si mostra in tutta la sua esuberante bellezza, come un libro aperto a mostrarci la grandezza di Dio e la sua benevolenza nel farci dono di tutte queste forme di vita animale, vegetale, minerale. Io ho sempre amato le scienze che di questa realtà si interessano, indagando i misteri della vita e dell'universo. Le scienze naturali, la matematica, la fisica, la storia, sono sempre state le mie materie preferite. E se non sono stata destinata al fuso e all'arcolaio, come forse il mio scarso talento avrebbe meritato, e in primis merito di mia madre, anch'ella donna di cultura, che volle educare anche le sue figlie, e non solo i suoi figli, all'amore per la conoscenza, per lo spirito critico, per l'indipendenza di giudizio. Certo, mia madre e la stessa città di Genova da cui provengo costituiscono un'eccezione, perché a Genova gli uomini sono occupati nei commerci e spesso lontano da casa, per cui le donne devono amministrare il patrimonio familiare, vendere, comprare, assumersi responsabilità, tanto che alcuni chiamano Genova il paradiso delle donne, perché le donne là non sono schiave e soggette all'uomo come in altri luoghi, ad esempio qui in Lombardia. Infatti, se escludiamo mio marito, Giovanni Benedetto, che mi comprende e mi accetta e a cui sono legata da un affetto profondo, tutto il resto dell'ambiente familiare mi è spesso ostile, perché mi considerano stravagante, imprevedibile, bizzarra. Soprattutto devo guardarmi da mio suocero, Carlo, il quale a suo tempo non avrebbe voluto il matrimonio di suo figlio con me, forse perché il Grillo, la mia famiglia, hanno legami con la corte di Spagna, ma non per questo sono meno fedeli alla sovrana austriaca. Io credo che se acconsentì al matrimonio alle nozze fu perché, soprattutto per via della mia cospicua dote, ben 30.000 scudi, 30.000. E poi per il testamento di mio cugino Marco Antonio Visconti, il quale lascia la gran parte del suo patrimonio a mio marito. Ecco perché ha esaudito il desiderio di suo figlio, ma non gli piaccio. Non gli piaccio, lo so che non gli piaccio, perché secondo lui
le scienze non si addicono alle donne, non dovrei accogliere estranei nel mio salotto, non dovrei fare esperimenti, come invece si addice a uno scienziato che meriti un nome, tale nome. Eppure l'esperimento della mula ha rivoluzionato le idee che si avevano sulla sterilità di questi ibridi. Vedete, io ho fatto fecondare una mula prima da un asino, ma non è successo niente, e poi da un cavallo. Beh, voilà, miracolo, ne è sortito un muletto. Certo che per me, genovese, l'attuale generalizzata condizione femminile non è accettabile. Io so che né le mie figlie né le mie nipoti, come Irene, potranno cambiare di molto la loro condizione. Possa mostrare le sue qualità e capacità e possa vivere una condizione pari a quella maschile. Tuttavia c'è chi mi stima e mi onora della sua amicizia e sono uomini di grande cultura e istruzione, come ad esempio il dottor Antonio Valisneri, il dottor Louis Bourget, lo storico Ludovico Antonio Muratori. Del primo, Antonio Valisneri, ho letto tutte le opere, ma non lo conoscevo allora e non l'avevo mai incontrato. Allora, in occasione di un viaggio a Padova, andai a casa sua accompagnata da un servo con l'intenzione appunto di salutarlo e di conoscerlo di persona. Un uomo maturo, di nobile aspetto, che non deluse nemmeno nel suo aspetto fisico le mie aspettative. Insieme avremmo voluto fondare anche un'accademia, la Clelia Vigilantium. Volevamo seguire l'esempio dello statuto, ma il veto della Corte di Vienna finora ci ha impedito di realizzarla. Purtroppo credo che questo resterà soltanto un bel sogno. La contessa e un socio, il conte Gilberto di Trento, hanno chiamato un sogno quando andava di moda lo stile pompeiano. Il soffitto è così leggero, istoriato con neve, fronde, fiori, animali. Sarebbe sembrato di essere in giardino, dove ora è troppo buio, ma lì i danni arrecati dalla sovrattaglia austriaca non sono ancora stati riparati. E allora eccoci nella grande sala delle feste. Il soffitto cui vedi in parte è stato rifatto, proprio perché, come ben sai, gli austriaci avevano trasformato questa dimora in una caserma di cavalleggeri e prima di lasciare definitivamente Cesare tentavano di bloccarvi il fuoco. Ma per me è ancora un sogno essere qui di nuovo con tutti voi. Mi è mancato questo luogo invisibile. E io, che ho sempre amato il sommo poeta Dante, ora so per esperienza diretta con quanto dolore ed amarezza scrisse nel suo poema. Quanto duro calme lo scendere e salire per le altrui scale. Lo so, nessuno mai ama lasciare il luogo dove ha vissuto lungo e coltivato gli affetti più cari. La ferita è profonda e dura da immaginarsi, che si sente aria. È vero, anche se la nostra famiglia ha saputo inserirsi molto bene nel regno di Sardegna. Mio marito italiano e i miei figli hanno pure ricoperto incarichi di rilievo al servizio del Savoia. D'altra parte, non poteva che essere così per una famiglia importante ed impegnata politicamente come quella dei Borromini. Mio marito italiano ha stretto persino una solida amicizia con uno dei massimi artefici dell'Unità d'Italia, Camillo Benso, conte di Cavour, e ti assicuro che la stima è aperta.
E continuare nelle opere di miglioramento della proprietà. Ad esempio, d'accordo con mio figlio, abbiamo preferito, invece di continuare a pagare l'affitto ai domenicani di San Pietro Martire, di comprare le sorgenti della Valsorda presso Carugo e ho fatto costruire la Roggia Borromea, che ha dato acque abbondanti per irrigare i campi, per i giardini, ma anche per alimentare i giochi d'acqua. Si ritira a pregare il cardinale Luigi Alessandro Omodei, che ritorno da un faticoso viaggio a Roma. Cerchiamo di non disturbarlo. Graditi ospiti, benvenuti. Lor signori devono sapere che questo luogo sacro del palazzo, mia sorella Donna Lucrezia e mio cognato, l'illustrissimo presidente Arese, lo hanno voluto dedicare a San Pietro Martire, il grande frate domenicano, predicatore, assassinato nella vicina Seveso nell'anno di grazia 1252. Tutto l'oratorio è ornato con le storie sacre dell'Antico Testamento, soccorsi angelici ed eroine bibliche. Soccorsi angelici, Giacobbe che lotta con l'angelo, profeta Elia soccorso ad una creatura divina, e Agar col figlio Ismaele cacciato di Abramo nel deserto sono soccorsi da una creatura celeste. Ancora l'angelo che ferma la mano di Abramo impedendo il sacrificio di Isacco, ben descritto nel libro della Genesi, capitolo 22, versetti 1-19. Ancora l'angelo è presente nella piccola sacrestia accanto a Gesù, nell'orto del Getsemani. Eroine bibliche, Giuditta che decolla Oloferne, liberando così il suo popolo dall'oppressione, e anche Giaele che uccide Sisera, liberando il popolo di Israele. Tutto questo dimostra la grazia e l'amore di nostro Signore Dio a sostegno di noi umane creature. Ora chiedo congedo a loro signori e buon proseguimento. Eccolo il mio caro e fedelissimo Monti. Soggiorno in quel di Napoli, come dicerei, ha segnato profondamente la mia vita. Sì, certo, ho svolto come servizio ad un Borromeo un incarico molto delicato, affidatomi direttamente dalla corte di Vienna, dal lusissimo imperatore Carlo. Però le devo confessarvi che mi sono anche molto dilettato di fare feste sia private nel palazzo vicereale per la corte, ma anche grandi feste pubbliche, a cui partecipava anche tutto il popolo. Ad esempio, ho dato ordine di ripristinare le grandi feste per il carnevale sulla pubblica piazza davanti al palazzo vicereale.
E poi ho dato ordine di fare l'usanza di andare a prendere aria in mare in forma pubblica. Sanno Tarmonti cosa vuol dire? Significa che ogni giovedì e domenica di bella stagione un corteo di barche, delle peote tutte abbondantemente vagamente allestite, partiva in modo antipatriciale, si dava in piazza del Posillipo. C'era tutta la corte, c'era anche una barca con l'orchestra diretta dal grande maestro Scarlatti, e poi cuochi, camerieri con ogni letturnia, dolci, paste, vini, frutta. Si giungeva sulla grande spiaggia e lì si dava una grande un gran rinfresco, con tutto il popolo che accorreva e diceva viva il viceré. Ma un po' fai sul mio, stando a chi cos che tegni in meno i pos. Prima però, man venne date il pel selvatico. Par con tutto te veder ben murà. Par con certi balette trementina, lavato con del vimpian, del mei che si trova, dragant e cera nuova. Poi, m'altrai sulla fronte un'icchia strana. Dice in che chiedente, suc de gaina negra e concupin. Curciuma de balena e polvere de perla, mescia su per compiere il segreto con l'acqua di cucumere su chet. Sul ganas, mantra una mandel in piastrenco di, per da con un po' di viva, gantra su un fior legger de giura, perché troppo russo le dama sera. Disina l'occia forma di lunetta, per fare la vista un po' furbetta. Peta chi, peta là, su sto povermus,
che il duari appare più severi con sui spiegasci. Oh, cora Veltramina, tu te sei stata menata. In perfina, iura siù.
vostra serata speriamo di avervi lasciato nel cuore un ricordo piacevole, una cosa particolare, una cosa da altri tempi. Buona continuazione. Buona...